Continua la striscia negativa del Club Arezzo davanti al rullo compressore Olimpia Volley guidata dall'ex Lapo Saccardi, colonna della formazione aretina che nel 2005 militava in B1. Un'Olimpia lanciata alla vittoria finale del campionato. Non sono sicuramente questi gli scontri per poter conquistare punti preziosi, ma il turno è servito a coach Michele Leone per valutare l'attuale stato di forma fisico-mentale dei suoi, per trovare l'adeguata preparazione con nuovi schemi per il rush finale negli ultimi 6 turni, evitando pericolosi spareggi. Leone manda Gialli in regia, corteccio opposto Gentile Maggini centrali, in banda Zampetti e Secchi, libero a Matucci. Dall'altra parte Saccardi schiera Olivelli al palleggio con l'opposto Onori, Cena e Intravaia in banda, centrali Boncompagni e Gristina, libero Cotroneo. Alla fine 3-1 per l'Olimpia, ora per la GRM delicata trasferta a Monte San Savino. Intervistiamo il coach in campo, è lui Enrico Zampetti. Un lungo passato prestigioso, Serie A, e ha girato un po' tutta Italia e poi è venuto qui ad Arezzo non per vincere, cioè anche per vincere, ma per un progetto importantissimo che fino ad ora si è avverato soltanto nei ragazzi Under 14, un campionato interamente conquistato, vincendo tutte le partite, quindi avete iniziato veramente dai giovani, gli anziani purtroppo gli acciacchi. Prima di tutto sì, sottolineo che la sua età sta facendo dei miracoli a 360 gradi, come appena detto i bambini stanno brillando. Questa non era la partita su cui magari potevamo ambire a un 3-0 come all'andata, come lo è stato, però siccome siamo stati capaci di farlo, perlomeno da noi stessi potevamo chiedere qualcosina in più. Siamo in un momento difficile, non lo neghiamo, non è crisi mistica, non è difficile, è solamente che non facciamo fatica a raccogliere punti, perché ci alleniamo anche benino nonostante gli acciacchi e le defezioni, e ciò fa ancora più male. Però devo dire che il progetto, questo è sempre quello dell'inizio, è molto importante. Che dire, da ora in poi si aprono scenari un po' preoccupanti, devo dire, però non voglio allarmare, perché insomma questa è la Serie C, questo è un campionato molto livellato. Se noi ritroviamo un po' la lucidità, la brillantezza, la sicurezza di saper fare certe cose, qualche soddisfazione importante ce la possiamo togliere.